Signori cari, benvenuti sul mio canale. Il prodottino che vi presento oggi è un prodotto che ho acquistato su Amazon. Come già vi ho detto nei video precedenti, io inizierò a mostrarvi tanti prodottini che andrò ad acquistare, in modo tale che chi va su Amazon e vuole vedere qual è la qualità di un prodotto e farsi una piccola idea di come funziona, e spero fortemente che troverà il mio video. Per cui usciranno diversi video filmati introduttivi in cui vi mostro anche come funzionano i trasformatori, i gas. Vabbè, non esageriamo, non vado a fare tutto questo, però cerco di andare a creare più contenuti possibile, così mi avrete sempre davanti agli occhi. Ah, e se vuoi supportarmi in questo mio viaggio, spero che ti iscriverai al mio canale attivando la campanella delle notifiche, così sono invogliato, cercherò di trovare sempre più tempo disponibile per portarvi tanti prodotti. Ma tornando al prodotto di oggi, in pratica, come vedete, è una lampada da scrivania che io l'ho acquistata perché reputo, in base alla qualità e al prezzo, veramente molto vantaggiosa. Presenta diverse caratteristiche che andremo a vedere tra un istante, per cui facciamola uscire dalla confezione. Ma sono diventato un filmmaker, veramente, cioè proprio professionismo puro. E diciamo, vediamola qui in tutto il suo splendore. Guardate quanto è carina, innanzitutto le dimensioni e l'estetica. Mi sono piaciute tanto. Ma dall'unboxing cosa è uscito? In pratica il trasformatore per la presa elettrica più il cavo di ricarica, chiaramente Type-C. E già questo vi fa capire come si può riutilizzare con tutti quei cavi che abbiamo a casa, quindi pure un cavo per caricare il telefono, lo possiamo utilizzare con questa lampada. Ah, infine, chiaramente è venuto anche il libretto di istruzioni, anche in lingua italiana. Ma parliamo un poco di come è fatta. La lampada è una Trontore TD218, che è formata di un materiale ABS più in lega di alluminio. La potenza nominale è di soli 7,5 watt, presenta 5 gradazioni di colore, per 6 diversi livelli di luminosità. Il range di funzionamento da meno 10 gradi a 40 gradi centigradi e presenta un ingresso 5 volt 3 ampere. Per quanto riguarda le dimensioni, invece, sono 415x135x140 mm, al peso di soli 560 grammi. Per cui tutto sommato è abbastanza compatta ed è veramente molto leggera. Strutturalmente poi presenta 4 diversi snodi ai quali possiamo andare a fare determinati movimenti, come per esempio il snodo sulla base, che può ruotare di circa 40 gradi. Lievemente più sopra un altro snodo che ci permette di inclinarla, quindi avanti e indietro, quasi totalmente di oltre 180 gradi. Uno snodo superiore che ci consente l'inclinazione di altri 180 gradi. Ed infine nella parte luminosa ci consente la rotazione fino a 360 gradi. Anzi, forse un po' meno, 270. Superiormente poi è caratterizzata da questo piccolo LED molto carino, molto funzionale, perché presenta la luce notturna che noi possiamo andare a accendere durante la notte per avere una sorta di luce di posizione. Posteriormente, come vi ho detto, sono presenti l'ingresso Type-C per poterla alimentare e un'uscita fino a 3 A che ci consente di andare ad alimentare dei telefoni o qualsiasi altro prodotto elettronico che vogliamo caricare mediante la lampada. Quindi ha questa doppia funzionalità, sia di illuminare ma anche di caricare altri dispositivi. Ci sono alcuni dettagli che mi sono piaciuti molto, perché sia i materiali che il colore, più queste lavorazioni, rendono la lampada un prodotto molto premium e molto adattabile a qualsiasi circostanza, che sia un comodino o una scrivania, ed esteticamente molto accattivante. Alimentandola, come poc'anzi dicevo, mediante USB, si accenderà in questo bellissimo pannellino soft touch il tastino di accensione, un tastino retroilluminato che ci consente di raggiungere subito il punto in cui andare a accendere la lampada. Mi accendendolo, che poi andiamo a vedere tutte le diverse opzioni che possiamo avere e le diverse regolazioni del caso. Salta subito all'occhio questo pannellino scorrevole sul quale possiamo andare a regolare la luminosità della lampada su diversi livelli. Abbiamo detto in precedentemente sono 6 livelli di illuminazione, su cui riusciremo a vedere costantemente il livello attuale. La modalità MC andrà a switchare diverse temperature di colore, che vanno da un bianco caldo, quindi una luce più gialla, fino a un bianco freddo, in un range di temperature da 3000 gradi Kelvin fino a 6500 gradi Kelvin. C'è un ulteriore tasto che ci andrà a creare un timer, a seconda di quante volte andiamo a prendere, da 30, da 60 e da 90 minuti, che ci andrà a spegnere poi la lampada automaticamente una volta trascorso questo tempo. La cosa che cazza qual è? Che questo timer verrà rappresentato stesso su questo display, cosa molto utile in quanto riusciamo a capire subito il tempo di spegnimento, chiaramente. Poppa rinascimità, ma vi garantisco che un'altra lampada che ho non ha questa funzionalità e risulta molto comoda. Infine ci sta il tastino
soft touch finale che ci andrà a illuminare mediante la luce notturna, quindi spegnerà la lampada principale e si illuminerà questo brufoletto nella parte superiore. Brufoletto che poi è sostanzialmente molto comodo e molto utile, consuma niente e riusciamo ad avere appunto un punto di riferimento durante la notte per poterci regolare. L'unica cosa in questo caso, non ho trovato la possibilità di andare a spegnere la lampada mediante un timer utilizzando questa luce notturna. Poco male, mi sarebbe piaciuta la possibilità di farlo, però vabbè, consuma pochissimo, non fa niente. Un'altra piccola chicca molto interessante, non a caso ho il cellulare qui con me, è il fatto che sulla base presenta una sorta di supportino per poter appoggiare il cellulare in due modi diversi, ovvero sia per poterlo caricare, e mo vedremo se lo fa, se per poter visionare ad esempio dei filmati o semplicemente tenerlo sotto controllo, mantenendolo in maniera orizzontale. Allora, può sembrare una scimità, ma vi garantisco che sono queste piccolezze che poi ti fanno scegliere un prodotto piuttosto che un altro. Non a caso ha scelto questa lampada, cioè mi sono scemo. Ok, chiaramente il supportino ovviamente funziona, non è che ci vuole questa scienza per capirlo, ma andiamo a collegare nella parte posteriore il cavetto Type-C. Tac! E lo colleghiamo anche al telefono. Perfetto, come potete vedere la ricarica sta avvenendo. Chiaramente non è una ricarica rapida, perché poi, beh, almeno per il mio telefono che non è un supercharger, però diciamo che la ricarica va abbastanza bene. Sono circa 3 A, più che sufficienti per poter caricare il telefono in una condizione, per esempio la sera quando mettiamo questa lampada vicino al comodino, piuttosto che quando siamo al computer o sulla scrivania, senza avere troppi cavi o comunque troppe prese in giro. Quindi promosso. Ma in effetti come funziona? Illumina bene? Non illumina bene? Vi faccio vedere spegnendo queste luci qua. Mannaggia. Ecco, come vedete ora sto al buio, che mi illumina soltanto le luci dietro. Accendo questa lampada e guardate quanta bella luce, veramente molto luminosa. La cosa interessante è il fatto di poterla regolare, riesce anche a essere comoda per non avere la luce troppo verso il volto. Un aspetto che poi mi interessa anche farvi vedere è il fatto che anche se la incliniamo tantissimo rispetto ad altre lampade, questa riesce a mantenersi. Molte altre lampade, se incliniamo molto in avanti tutta la struttura, tendono a cadere. Invece guardate qua, sta quasi orizzontale e non si muove minimamente. Ecco, questo sta proprio al massimo della sua elongazione. Questa invece è la fascia di LED, che poi sono diversi LED con diverse temperature di colore. Vi faccio vedere quando vado a switchare come switchano i diversi LED. Sono strisce diverse. Ecco, vi faccio vedere anche, vedete, se sto dalla telecamera, qual è il livello di illuminazione qualora volessi riprendermi. Non è un fare stadio, però per quello che è stato pensato va più che bene. Anche nella lettura, qualora volessimo andare a leggere un quaderno, un libro, piuttosto che degli appunti, va molto bene. Non si creano delle strane ombre, non si creano degli strani sfarfalli, e questa è una caratteristica estremamente importante. Ah, e cosa non da niente, il fatto che una volta che noi la andiamo a ripiegare veramente occupa pochissimo spazio. Insomma, quelle che sono le mie conclusioni. Chiaramente è un prodotto che prima di acquistare me lo sono studiato, mi è piaciuto e ho avuto la conferma nel momento in cui l'ho avuto a casa e recensito, che è stato appunto un acquisto positivo. Sono tanti punti a favore, io ve la consiglio, che sia da comodino o così da studio, forse l'ambiente in cui più maggiormente è stata pensata, riesce ad essere un prodotto economico, bello e funzionale. Voglio anche oggi vi ho fatto una recensione panoramica di questi prodotti, spero che vi stia piacendo questa mia modalità di interazione con voi e con i prodotti che sto recensendo. Il prossimo è lì presente, un prodottino che è carino e piccolino, riusciamo a portare in macchina, perché ve lo dico la prossima volta, quindi se volete sapere il motivo, la prossima volta andate a vedere sul mio canale che uscirà la recensione di anche questo prodotto qua. Non so più che dirvi, è stato un piacere, Paz, mi raccomando, ci vediamo alla prossima, ciao!